Nonostante IFA sia una fiera consumer, Asus tuttavia non ha rinunciato a presentare proprio qui questo notebook professionale, un notebook per gli utenti business. Si chiama Asus Pro B9, modello B9450, ed è il notebook attualmente da 14 pollici per il business più leggero al mondo, perché, ve lo anticipo subito, ha un peso di soli 880 grammi. È veramente un peso piuma. L'altro dato che noto semplicemente guardandolo è che ha una cornice Nano Edge Ultra Narrow Bezel su 4 lati, che ha permesso di avere un rapporto screen to body del 94%, è quasi tutto schermo, e quindi sono riusciti ad alloggiare un pannello da 14 pollici in un telaio che normalmente potrebbe ospitare un display da 13 pollici. Le dimensioni sono infatti di 32 cm per la base, 20,2 cm per la profondità, lo spessore è di 1,49 cm, il peso, ve l'ho già detto, è di 880 grammi, però per la versione con batteria da 33 watt-ora. C'è anche una versione da 970 grammi con batteria da 66 watt-ora. Non cambia soltanto il peso, cambia anche l'autonomia, ovviamente, di conseguenza. Il display è un Full HD di 1920x1080 pixel con finitura antiriflesso. Noto che c'è la cerniera Ergolift, questa particolare cerniera che solleva la base nella rotazione, che troviamo su moltissime altre macchine Asus, permette di avere un telaio sottile ma migliorare l'efficienza del sistema di raffreddamento, perché crea una intercapedine sotto la base, migliora anche l'angolo per la scrittura e migliora anche l'output degli speaker che sono posizionati sul fondo. Quindi un po' di conseguenze benefiche di questa particolare cerniera, tanto che Asus l'ha montata veramente su tutte le macchine di questa nuova generazione. Questa è la tastiera, una tastiera con una ottima corsa dei tasti, veramente molto profonda e retroilluminata, e troviamo anche qui in alto gli hotkey, una serie di tasti funzione proprio dedicate a alcune funzionalità particolari che di solito non troviamo sulle comuni tastiere. Ho dimenticato che qui in alto c'è anche un sensore di luce ambientale che va a settare automaticamente i parametri per l'immagine del display, per avere sempre un risultato ottimale in base proprio alla luce dell'ambiente nel quale vi trovate. E c'è anche una camera frontale con la finestrella per la privacy, lo shutter per la privacy. Quindi hanno curato anche gli aspetti legati alla privacy su questo portatile, oltre a quelli relativi alla sicurezza, perché c'è un lettore di impronte fingerprint qui sulla base. Qui al centro del palmrest hanno anche inserito un number pad di seconda generazione 2.0, potete settarlo su due livelli di intensità della luce, potete anche disabilitarlo e con uno swipe potete lanciare il calcolatore di Windows. Le interfacce sui lati, vedete quanto è sottile, veramente sottilissimo. Il display va anche completamente piatto per favorire la condivisione dei documenti con altre persone. E poi, per quanto riguarda l'interfaccia, abbiamo due USB-C, una HDMI out, una interfaccia di dimensioni standard su questa macchina così sottile. Invece non sono riusciti a integrare un RJ45, c'è bisogno di un adattatore per la rete LAN. E sul lato destro abbiamo una USB, un jack audio e il forellino per il lucchetto di sicurezza. Sul fondo troviamo gli speaker e una griglia del sistema di raffreddamento, un sistema di raffreddamento attivo, anche perché all'interno ci sono i nuovi processori Intel Comet Lake di decima generazione. Qui c'è un i5, ma supporta un massimo di un i7-10510U. C'è una montare di 8 GB di memoria RAM, ma si arriva a un massimo di 16 GB LPDDR3, e supporta fino a due drive allo stato solido da 1 TB PCI Express per 4 in RAID 0 o RAID 1. Non c'è una grafica dedicata, almeno su questo portatile. Se avrete bisogno di una GPU dedicata, Asus sicuramente avrà a listino delle alternative. Hanno anche inserito un modulo Wi-Fi 6 802.11ax, e poi, nonostante tutto lo chassis sembri così leggero e veramente fragile quasi,
hanno comunque utilizzato un particolare polimero con l'aggiunta di magnesio, di metallo, che lo irrobustisce. Avranno anche una particolare struttura che gli consente di mantenere comunque rigidità sul telaio, quindi non si torce, e tutto questo ha permesso di superare a questo Asus Pro B9 i rigorosi test military standard 810G dell'esercito americano per quanto riguarda cadute, umidità, vibrazioni, alte e basse temperature. Quindi un notebook molto leggero ma anche molto robusto. È tutto quello che so per il momento per questo Asus Pro B9 B9450 da IFA 2019. Troverete sicuramente maggiori informazioni, dettagli e probabilmente un update circa l'arrivo in Italia e i prezzi nella notizia che pubblicheremo su notebookitalia.it. Troverete invece altri video dalla mia copertura di IFA 2019 sulla playlist dedicata sul nostro canale video di YouTube.